Una vertenza in via di soluzione dopo l'incontro che si è svolto nella sede dell'assessorato alla sanità della Regione Puglia. Accanto all'assessore Tommaso Fiore, anche l'assessora al welfare Elena Gentile e intorno al tavolo i rappresentanti della sanità privata pugliese. Ad agosto scorso Franco Caccuri, titolare delle aziende Aurea Salus ed Elia Domus, aveva ipotizzato una riduzione di personale prospettando la cassa integrazione per i circa 600 dipendenti. Il problema di fondo, i tetti di spesa fra i due centri di riabilitazione Frangi e Riabilia ridotti di 1.700.000 euro circa. La regione si è impegnata per il 2011 a indirizzare verso il settore della riabilitazione parte del budget che si libera dalle terapie domiciliari extraregionali che non si effettueranno più. Caccuri, prendendo atto dell'impegno della Regione, ha deciso di assumersi gli oneri del mantenimento dei livelli occupazionali attuali e di revocare quindi l'annunciata cassa integrazione, sempre che si mantengano gli impegni assunti, a cominciare dai tavoli tecnici che si apriranno da subito e riguarderanno gli accordi contrattuali del 2011 per la riabilitazione, un settore che comunque va risistemato. La riabilitazione che noi viviamo in Puglia è carente da una parte anche nel settore dei ricoveri, soprattutto sui codici più raffinati, diciamo così. È eccedente per quanto riguarda i codici più semplici ed è carente sul settore dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare. Quindi il problema è quello di rivedere l'intero settore, spostare molte attività sulle attività domiciliari, in maniera tale da alleggerire il peso anche imprenditoriale nel settore dei ricoveri. Soddisfatti i sindacati per l'accordo raggiunto. Siamo riusciti a ottenere 1,5 milioni di euro, che non sono pochi per il gruppo Caccuri. C'è l'impegno di rivedere altri 2 milioni di euro entro il 31/12. C'è questa presa d'atto che il gruppo Caccuri ha fatto oggi, che revoca questa procedura dei licenziamenti. Quindi siamo soddisfatti. Però ci deve essere l'impegno da parte di tutti che entro l'anno questo problema deve essere risolto. Per quanto ci riguarda, come organizzazioni sindacali, partivamo da un certo numero di licenziamenti, da una cassa integrazione che poteva prevedere 600 operatori. Abbiamo fatto un buon lavoro tutti quanti insieme. Certo è che la sanità in Puglia merita un'attenzione particolare e io penso che i tempi saranno bui e tutti dobbiamo vigilare, perché nel futuro molte di queste operazioni, molte di queste vertenze dovremo tentare di gestirle con la massima della responsabilità, perché i tempi che ci attendono non sono certamente felici.